Sempre più ricco di iniziative è il gemellaggio che lega Corato con Grenoble. Nei giorni scorsi il sindaco della città francese dove è fortemente attiva una folta comunità di coratini è stato a Corato ed ha visitato le bellezze monumentali del territorio ed una serie di aziende che rappresentano l'eccellenza economica a Corato. Il gemellaggio è partito nel 1982, la prima intesa. L'anno scorso sono stato io a Grenoble, per questo ringrazio il sindaco Piol per avermi ospitato proprio per rinnovare il patto di gemellaggio. È una forma di vicinanza tra due città, tra due popoli popoli che si sono arricchiti a vicenda, tanti nostri concittadini che oggi sono qui anche in rappresentanza dell'associazione ancora molto molto vivace eh, richiedono ed è giusto che sia così questa grande testimonianza, questa grande vicinanza che soprattutto in un'epoca come quella attuale che è turbata da movimenti che tendono a dividere i popoli invece questo è un modo per rinsaldare le radici e per dare anche contezza alla alla città, alla, in particolare Grenoble, una nazione che ha ospitato questi nostri cittadini, a, eh, proprio per attestare la gratitudine per aver dato opportunità di mettere in piedi famiglie, crearsi delle condizioni dignitose di vita. Ecco, adesso in un'altra epoca arriva il momento di vedere sotto un'ottica diversa. Ecco proprio il termine accoglienza a Grenoble. È stata è diventata parola quotidiana proprio nei confronti dei coratini. Sì, c'è una cultura, effettivamente, un lien tra i coratini. Quindi è un legame molto forte che dura da più di un secolo, che ha unito i coratini agli abitanti di Grenoble, e quindi è un piacere per lui rivedere e incontrare il sindaco quindi si tratta di un legame uh, fortemente uh, rinsaldato che uh, riguarda ovviamente i, i, i legami economici e soprattutto per quanto riguarda l'opportunità uh, l'apporto uh, industriale che hanno portato i cittadini di Corato a io credo che nell'ordine delle cose a me stupisce sia quando vado a Grenoble e ringrazio qui i rappresentanti dell'Associazione dei Coratini e Pugliesi, devo dire, a Grenoble in Francia, eh, proprio perché questo legame è ancora forte, 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 cioè si respira lo spirito del migrante, perché il migrante che si è allontanato tanti anni fa per ovvietà e per necessità dalla sua terra, c'è un legame fortissimo. La cosa che a me fa piacere è questo tocca anche alle istituzioni alimentarlo e che c'è un flusso che riguarda anche i giovani ci sono le terze e quarte generazioni che hanno interesse. Vedere il sindaco Eric Piol, giovane, comunque molto interessato a questo fenomeno che esiste, non può che alimentare, perché le radici non devono essere perse. Poi dalle radici si costruiscono rapporti solidi che devono dare speranze per il futuro, ovviamente nella pace e nell'accordo e nella crescita reciproca dei popoli.